Turn up the music I was at a gym the other night Una buona serata a tutti e un ben ritrovati anche questa sera per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica La Cagranda e le sue cascine, storie e storie dal 1456. Questa sera parleremo di un elemento essenziale per il nostro territorio, parleremo dell'acqua, l'acqua che è ovunque in tutti i fiumi che attraversano appunto il territorio della, della Cagranda e anche nei fontanili che poi sgorgano nei terreni delle nostre campagne. L'acqua è un elemento molto prezioso per la biodiversità, per l'agricoltura ma anche per vivere. Esperienze diciamo entusiasmanti e molto emozionanti. Oggi eh, ci immergiamo letteralmente nell'oasi della Cagranda per provare eh, esperienze davvero fuori dall'ordinario. Lo facciamo questa sera con il mio ospite qui, studio al quale do il benvenuto. Abbiamo Alberto Vincenzi, coordinatore tecnico di Acqua Canoa e Rafting. Buonasera e grazie mille per l'invito. Buonasera, Alberto, e grazie a lei per essere, per essere qui con noi. Allora, Alberto, abbiamo detto che l'acqua è un elemento esterno un elemento fondamentale per il nostro territorio, ma lo è anche per la vostra realtà, giusto? Assolutamente sì, l'acqua è proprio la vena pulsante del Parco del Ticino, che prende chiaramente il nome proprio dal suo fiume che lo attraversa, è il secondo fiume più grande d'Italia ed è il più grande parco fluviale d'Europa. Quindi dall'acqua nasce tutto questo parco con, come dicevi già prima te, i fontanili, tutti gli animali e le piante che lo circondano, che sono quasi 6.400. Noi abbiamo pensato che usare proprio quest'acqua fosse la forma migliore per portare le persone a scoprire e innamorarsi di questo ambiente. Alberto, allora in questo caso ci troviamo sul Ticino, che è un fiume protetto dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, e voi fate diciamo, una serie di eh, esperienze, quindi, diciamo, come quella di non so, scendere da un, da un fiume con, con un gommone eh, o anche con una canoa eh, insieme alla propria famiglia. Assolutamente sì, bravissima. Quello che facciamo è proprio questo: rendere fruibile un parco fluviale che è un patrimonio di tutti, a tutti. Quindi iniziamo già con i bambini a partire dai tre anni, ehm, abbiamo portato gruppi anche di ultra ottantenni, quindi veramente una dimensione molto rilassante, molto piacevole, adatta a tutti. Eh, è adatta sia alle famiglie, la utilizziamo anche per fare educazione ambientale, avviamento allo sport con le scolaresche. E molte aziende lo vengono a fare perché, avendo proprio un corso tranquillo e sicuro, eh, rimane molto funzionale anche per fare formazione con le aziende stesse, fare gruppo, fare sia delle attività di team building che degli incentive. Quindi... Addirittura attività di team building? Sì, molte aziende decidono di venire a fare attività da noi proprio perché si elimina quella parte di rischio che ci può essere su percorsi alpini più impegnativi. E invece eh, abbiamo il tempo proprio di fare attività con le persone. Questo eh, facciamo... ovviamente per le persone più adulte. Sì, 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 con le persone eh, appunto mh, con le aziende riusciamo a far fare, proprio a portarli a guidare il gommone. Quindi come dov dovranno poi guidare i loro gruppi di lavoro, con noi guidano il gommone e quindi riusciamo a creare delle belle metafore funzionali poi alla formazione stessa. Analogia eh, ce l'abbiamo con le scuole. Perché i ragazzi sono protagonisti della giornata, sempre in piena sicurezza, ma riescono a immergersi proprio in questo parco. Andiamo a toccare con mano le impronte degli animali che troviamo sulle spiagge, eh, andiamo a vedere dove c'è il cinghiale, dove invece c'è la garzetta eh, dove si è insediato il pesce siluro. Quindi affrontiamo tutti i vari temi sia degli animali autoctoni che alloctoni, con le specie vegetali e approfondiamo con, con loro tutto l'aspetto dell'ambiente naturale. Quindi diciamo esperienze da vivere sia per gli adulti che per i ragazzi ma anche per i bambini. Assolutamente sì anche per i bambini come dicevo proprio per il fatto che rimane molto tranquillo questo percorso a tranne qualche punto di ondine pro onde quindi sì, sempre in sicurezza ehm, è molto adatto anche ai bambini più piccoli. Sui bambini più piccoli consigliamo i percorsi più brevi in modo tale che non stiano troppo tempo. Magari hanno il... anche un po' di paura? Ma in realtà se sono quelli più, più sicuri: sono più Spavaldi, non hanno ancora. Perché sono più incoscienti. Bravissima. <ride> sì, sono un po' più incoscienti. E se non hanno subito delle influenze esterne, sono anche più curiosi. Sono quelli che si innamorano, si illuminano gli occhi appena vedono un animale, esatto. ci chiedono che animali sono. Che magari non li hanno mai visti. Eh sì. Purtroppo... Oppure hanno visto solamente magari sui libri e hanno modo di vederlo proprio personalmente? Sì, 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 i più fortunati li hanno visti sui libri, ci rendiamo conto che invece tanti non li hanno visti neanche sui libri, quindi è proprio un'ottima occasione per fare un'esplorazione e fargli entrare in contatto con quello che è l'ambiente naturale. Bellissimo. Alberto, durante la navigazione immagino che si attraversino anche dei paesaggi diversi, ecco come cambia il, il paesaggio e soprattutto le acque sono sempre eh, tranquille o ci sono comunque dei tratti di questi, di questi percorsi eh, dove le acque sono più forti. Allora, il Ticino cambia parecchio, ci sono 110 chilometri da dove nasce, che è Castelletto Ticino, alla diga della Miurina, fino alla parte finale che è all'ingresso del Po, alla, eh, alla Ponte della Becca. La prima parte ha meandri incastrati, quindi grandi curvoni in gola, la parte che facciamo noi invece è quella che chiamiamo a rami intrecciati, quindi dove il fiume, essendo uno dei pochi fiumi naturali ancora in Italia, il fiume cambia, si continua a spostare la ghiaia, crea diversi rami che si intrecciano e quasi sempre eh, in massima tranquillità, quindi è proprio un'escursione facile. Abbiamo solo un punto dove abbiamo delle che undine, correnti delle un po' più forti. Sì, però molto gestibili. Considera che i fiumi si identificano dal primo al sesto grado come difficoltà, dopo il primo più facile e il sesto più difficile, noi siamo su un fiume di primo grado. E nel tratto che facciamo è rami intrecciati, quindi abbiamo anche diversi punti che sono dei, si chiamano lanche tecnicamente, mm -hmm. sono dei vecchi rami di fiume che spostandosi la ghiaia viene chiuso l'ingresso ma l'uscita rimane sempre aperta, quindi noi entriamo da sotto, risaliamo ed è un ambiente ottimale per gli animali per riprodursi, quindi sono eh, ambienti naturali molto belli da visitare con acqua sempre risorgiva che si riossigena, abbiamo anche dei punti dove proprio vediamo l'acqua sgorgare da sotto il terreno. Ecco, quanto durano più o meno queste, queste gite in, in canoa? Allora, i percorsi che facciamo, ne facciamo un percorso di un paio d'ore in acqua proprio, quindi di mezza giornata. Oppure facciamo la giornata intera dove ci portiamo il pranzo al sacco, abbiamo, noi forniamo i contenitori termici da, da, per poter trasportare da mangiare e da bere, lungo la navigazione ci fermiamo su degli isolotti, lì facciamo il pranzo, poi riprendiamo e terminiamo la navigazione più o meno a metà pomeriggio. Quindi facciamo queste due proposte. Un'altra proposta molto bella invece è eh, un percorso fatto al tramonto, quindi chiaramente varia in base alla stagione, e anche lì ci fermiamo su una spiaggetta. E facciamo un aperitivo con dei prodotti del territorio, il territorio dell'H Grande è ricco di cascine e di produttori agricoli, quindi cerchiamo anche da questo punto di vista di far conoscere il territorio anche dal punto di vista enogastronomico. Quindi le proposte diciamo che sono tante per i nostri telespettatori. Assolutamente sì, sono diverse proposte, poi c'è tutto un gruppo anche che, eh, di pagaiatori, chi si appassiona alla possibilità di imparare a essere autonomo e trovare un gruppo con cui uscire quotidianamente, noi tutti i mercoledì di sera e sabato ci troviamo e facciamo attività eh, in acqua, attività sociale dove facciamo le uscite di gruppo, eh, ci troviamo dopo la discesa. Quindi potrebbe diventare anche un appuntamento fisso? Sì, assolutamente. La, il nostro obiettivo è quello, far appassionare le persone e dare gli strumenti per poter continuare e far crescere la propria passione. Bene, Alberto, io prima di lasciare i nostri telespettatori volevo far vedere insieme, insieme a lei un video di una discesa del Ticino di una famiglia. Vediamolo insieme. Allora, Alberto, abbiamo visto questa esperienza di questa famiglia con dei bambini veramente piccoli. Sì, sì, come ti dicevo. Che si divertono. Assolutamente sì. Eh, rientrano in contatto con la natura. È la cosa di cui secondo me hanno più bisogno normalmente quest'anno forse ancora di più che gli altri anni, stare assieme, giocare, socializzare, eh, sempre in sicurezza, ma rientrare in contatto con l'ambiente che ci circonda. Quindi davvero un'esperienza per tutti, assolutamente da, da provare. Alberto io la saluto, la ringrazio per essere stato qui con noi, ringraziamo insieme anche i nostri amici da casa e vi auguriamo una buona serata. up the music.